Io so che c'è stata la tappiete. Eccoli qua, Ci rifiutiamo di continuare con il più di armi, ci rifiutiamo con una politica belliciste, ci rifiutiamo a quel governo che compatto continua a finanziare questa guerra. Sappiamo che l'opposizione esiste e l'opposizione dobbiamo essere noi in questa giornata di lotta, come lo saremo nella mobilitazione del 24 giugno contro il governo Meloni e contro la guerra. Per questo oggi lo diciamo, da questa piazza si leva un grido che dice fuori l'Italia dalla guerra, fuori l'Italia dalla NATO, basta alle spese militari, sì alle spese sociali e fondi all'Emilia Romagna. Perché siamo di fronte non a un'obbedienza alla Costituzione, che nel suo articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra, ma siamo di fronte ad una prova muscolare da parte del governo italiano e da parte anche delle opposizioni a questo governo, che approvano ulteriori misure di spesa per le armi a scapito di quelli che sono i beni comuni che avrebbero bisogno di essere finanziati e sostenuti. Dire un chiaro no alla guerra in una giornata particolare, mentre c'è quella che è una carnevalata, un inno alla guerra qua di fianco. Quello che vediamo oggi è un elemento vergognoso, mentre abbiamo una crisi ambientale drammatica in Emilia Romagna, l'esercito al posto che andare a spalare in quei territori è oggi qua a fare una parata militare. Questo è il simbolo di una società in crisi, in una classe dirigente che sceglie di portare avanti la guerra a qualsiasi costo, sacrificando la popolazione che in questo momento ha il fango fino a 50 centimetri in casa. Tonne di armi in tutto il mondo, perché questa è la vera lotta che dobbiamo fare e dobbiamo continuare a dirla ai nostri giovani, tutti i giovani, e sono contento che ce ne stanno tanti oggi, perché questo è il futuro vostro. Noi abbiamo fatto, forse abbiamo fallito di impedire le guerre, di impedire l'occupazione di altri paesi come succede in Palestina. Ma oggi dobbiamo stare attenti anche a questo, quello che stanno facendo di questo oscuramento informatico sulle informazioni che succede in altre parti del mondo, in Africa, in America Latina, in Asia, in Palestina, anche in Europa. Perché ieri ho sentito per la prima volta su Rai 7, la 7, insomma, una ex senatrice che dice: chi non ripudia la guerra, chi deve costruire la Costituzione nostra, non lo sta facendo bene, anzi, ma al contrario. Cioè, quelle aziende che all'interno delle università sono aziende belliche come la Leonardo e che fuori fagocitano la guerra distruggendo i territori e ammazzando i popoli. Le nostre università di fatto si trovano totalmente in linea con il governo quando scelgono appunto questa linea qua. E poi creano distruzione e nient'altro. Il clima di guerra e militarizzazione che il governo Meloni appunto porta avanti non fa che fagocitare la mattanza del popolo ucraino e la barbarie che è alla guerra all'esterno e attaccare all'interno del nostro paese tutti i settori sociali più poveri. Fondata sulla giustizia, articolo 3, e soprattutto fondata sul ripudio della guerra, articolo 11. Noi come cristiani, lo sapete, siamo per la pace e per il disarmo completo, innanzitutto delle coscienze, innanzitutto del sapere, della scuola, come è stato ricordato prima. È assurdo che i militari vadano a insegnare una cultura di guerra nelle scuole. No, non è così. Tra l'altro questa è una festa popolare e sapete che in tante altre piazze d'Italia oggi, anche se da piccole minoranze, viene festeggiata. I militari, la loro festa ce l'hanno il 4 di novembre.
piacciono molto gli aerei, ma quelli civili, non quelli militari. E noi, essendo anti-imperialisti, siamo contro questa guerra, perché sono i potenti imperialisti che stanno facendo la guerra per il potere mondiale. Quindi io non sono né con la Russia o la NATO o l'Occidente, sono per la pace, perché tutti loro fanno questa guerra per ancora dominarci di più. Possiamo dire, noi siamo Repubblica. Noi siamo la Repubblica che ripudia la guerra al suo articolo 11, sono quelli che non avrebbero mai portato l'Italia nella guerra in Ucraina e che non avrebbero neanche partecipato alle guerre dei decenni precedenti, come quella in Jugoslavia, le cui ferite aperte si stanno rivelando di nuovo pesanti e sanguinose come era prevedibile. Noi siamo Repubblica e proprio a partire da questo riteniamo che quel senso comune che in questo paese ancora esiste e resiste e che è contrario al coinvolgimento dell'Italia nella guerra, che è contrario all'invio delle armi italiane nella guerra in Ucraina, merita di trovare occasioni di esprimersi in piazza politicamente, di agire e interferire sull'agenda politica guerra fondaia al massimo delle proprie possibilità. Ma è una Repubblica che va onorata ogni giorno, perché vanno onorati i suoi popoli, perché non è possibile avere una Repubblica in cui le donne di questo popolo rischiano ogni giorno la vita, fuori di casa e dentro la propria casa. Non è possibile avere una Repubblica in cui i figli di questo popolo rischiano la propria vita negli asili, ma soprattutto non è possibile che questa Repubblica ammetta tutte le morti sul lavoro che avvengono ogni giorno e ogni settimana. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi giovani che siete qui, è una cosa molto importante, la situazione è abbastanza drammatica, ormai siamo davanti a un gabinetto di guerra e infatti si dice che presto verrà rimessa la leva, perché come sapete bene nello scontro di Bakhmut, dove c'è stato addirittura la vita media di un ragazzo buttato in prima linea da 4 ore, c'è stato un grandissimo massacro e questo vogliono che le vostre generazioni vadano a combattere in casa, perché questo è lo sport, se voi state qui del bene, che significa mandiamo i missili, mandiamo adesso che cosa ci va, i mercenari non bastano più e la leva ucraina non basta, occorrono i soldati di leva ed ecco questo governo, un governo serio degli Stati Uniti, è un governo, un gabinetto di guerra, perché Grosetto sapete bene chi è, vogliono portare il sangue nostro in Ucraina, noi dobbiamo dire di no, e allora tutte le manifestazioni, tutte le iniziative che si possono fare in questo momento vanno fatte subito, ma no tra 10 giorni, domani mattina. Molti sono compagni e compagne che sono andate a raccogliere, a spalare il fango mentre questo Stato infame, questo governo vergognoso continua a spingere verso la guerra, una guerra che sia ben chiaro, è una guerra che mette lavoratori contro lavoratori, è una guerra che è la guerra della NATO contro un altro pezzo di continente. Lì ci sono miliardi, miliardi che servirebbero qui. Anche la sceneggiata della parata militare costa miliardi, costa milioni. Quanti asili nido si possono costruire? Quante scuole? Quanti posti di lavoro veri si creano? Allora è questo che noi dobbiamo mettere in conto. Questo paese, come siamo passati nella carriera ogni giorno in questo mondo, non ci dobbiamo